che cosa vogliamo fare e con chi, a partire anche dalla Calabria e riguardando tutto il paese. Noi riteniamo che ci sia bisogno di una classe dirigente politica diversa, tutto qui, perché a scrivere i programmi sono tutti facili sotto le elezioni. Il problema è il giorno dopo attuarli i programmi, il problema è rispettare la parola data. Voglio dire che se non cambi le facce, alla fine il programma da solo non ti porta a nessuna parte. In Calabria c'è necessità di avere un programma ben chiaro, ma che sia un programma di cose fattibili portato avanti da persone credibili. E le persone credibili nella Calabria vera ci sono. Chi prima di me ha parlato dalla Calabria o dall'estero ha dato un esempio di una Calabria vera, di un'altra Calabria, non quella dell'Andrangheta. Ha dato l'esempio di una Calabria di cui essere orgogliosi. Ok. Vivien Verise sta qui, è tornata in Calabria, poteva stare perché sta meglio fuori, perché seppur sistemata bene. Invece torna qui e si rimette in gioco. Io sono qui anche per questo, per testimoniare come attraverso l'Italia dei Valori si può rilanciare non iscritti all'Italia dei Valori, ma calabresi di valore nella proposta alternativa che si vuol fare per il governo del territorio. Perché noi crediamo che non basta più solo la testimonianza. Noi andremo compatti il 5 dicembre a fare la manifestazione No Berlusconi Day. Ma quella è per far conoscere al Paese che la prossima volta stiano attenti e aprono quattro occhi prima di rivotarlo. Ma nel frattempo proponiamo un'alternativa al Paese. Io ci tengo a dirlo questo. È l'alternativa di governo che noi vogliamo costruire, non l'opposizione a questo governo, perché l'opposizione si muore. Si vive di alternativa. E l'alternativa lo si deve fare non nella ricerca della soluzione meno peggio, no? Perché in Calabria adesso il centro-sinistra sta discutendo come sconfiggere il centro-destra, il centro-destra sta discutendo come vincere sul centro-sinistra, ed è tutta una logica di poltrone di potere, perché fino a ieri nel centro-destra la Calabria si discuteva e si discute deve essere scopellito o non deve essere scopellito, poi arriva la telefonata e noi mettergli il medico di famiglia, come se la Calabria fosse cosa loro o cosa nostra in quell'altro senso. Cosa facciamo noi per opporci a questo modo di gestire la cosa pubblica nella ricerca della sistemazione personale? Cosa si propone da questa parte? Sempre le stesse facce, in un gioco di scambio delle carte. Tu da lì vai là, io da là vado qua, ma sono sempre le stesse persone di uno stesso circuito di potere che si pongono e si ripropongono. Addirittura dire in Calabria all'ultimo giorno facciamo le primarie vuol dire affidare la individuazione del candidato a chi ha più in mano il pacchetto di tessere da portare lì. La lottizzazione delle... Io in una situazione, in una realtà in cui ci sono inchiestaiose del voto di scambio, affido la individuazione del candidato presidente a chi riesce meglio a controllare il pacchetto di tessere da portare nel territorio, senza mettere direttamente a disposizione di tutti il voto. Dobbiamo assumerci questa responsabilità. In Calabria, quindi, noi non possiamo accettare che siano sempre le stesse persone che si girano intorno allo stesso piatto, in un gioco di specchi, in cui uno assume una posizione, uno assume un'altra posizione, ma sono sempre quelli. Noi non vogliamo costruire una realtà fuori dalla politica. La proposta dell'Italia dei Valori nella candidatura di Callipo come presidente sta in questo, di individuare un calabrese per bene che ha fatto il suo mestiere quando l'ha fatto rimanente con le mani pulite, che ha saputo dire di no anche alla criminalità, e che può rappresentare fisicamente il segno della discontinuità, non è mica dell'Italia dei Valori, ma l'Italia dei Valori si impegna a questo. E non solo, sta preparando una lista, una squadra, quella dell'Italia dei Valori. E come avete visto, cerca di individuare nel territorio, nella società civile, ma anche nella società politica,
persone di qualità e di cui essere orgogliosi quando li presenti al pubblico, non doverti vergognare. Questo non vuol dire che tutti quelli che hanno fatto politica non vanno bene. L'Italia dei Valori, in ragione, ha fatto il suo dovere, anche distanziandosi, allontanandosi, anche facendo dei sacrifici. Persone che erano con noi hanno fatto una scelta politica programmatica diversa. E noi abbiamo detto buon lavoro, ma non possiamo continuare a stare con noi. Noi preferiamo che quei 4-5 miliardi che si devono spendere, 8 miliardi, 10 miliardi per spendere per fare il ponte, lo si spende per altre emergenze, più emergenze per la Calabria. E se dall'interno nostro c'è qualcuno che invece vuole addirittura progettare il ponte, gli abbiamo detto vai con un altro partito. Perché c'è un momento di identità, non può essere un treno, quello dell'Italia dei Valori, in cui ognuno cerca spazio per portare avanti i suoi progetti. Bisogna portare i progetti che è condivisa con la collettività. Ecco perché io tornerò il 19 dicembre in Calabria e a Lamezia presenteremo il programma che vogliamo, fatto dalla Calabria che vogliamo, fatto dalla società civile insieme a voi, insieme all'associazione. Un programma di priorità per il nostro paese e non di presa in giro. Dopodiché noi lo ribadiamo anche qui, lo diciamo anche a voi, non vogliamo andare contro il centrodestra, contro il centrosinistra. Noi siamo contro la politica delle destre, perché cosa vuoi? Se riconosci rientri. Ma vorremmo costruire un centrosinistra di qualità. Allora noi denunciamo, lo ribadisco per la terza volta, noi denunciamo l'irresponsabilità del Partito Democratico che pretende, che appoggiamo candidati consumati loro all'insegna del meno peggio per combattere le destre e non appoggiano candidature di discontinuità che potrebbero mettere d'accordo tutti quanti e offrire ai calabresi un'alternativa. Perché non appoggiano le nostre candidature, che non è la candidatura di Italia Valori? Appoggiare il candidato Calico, il centro-sinistra, vuol dire che anche loro devono rivedere le loro liste come doverle fare, vuol dire che devono anche loro andare a cercare nel territorio elementi di qualità, vuol dire che offrire al Paese per i prossimi 5 anni una discontinuità di governo e una qualità di governo. Sono loro che rompono la coalizione, non noi che rompiamo la coalizione, perché noi non siamo carne da macello a usa e getta, semplicemente per mantenere la poltrona a qualcuno. Noi vogliamo davvero il cambiamento del Paese. E lo vogliamo su materie ben specifiche, dove al primo posto non c'è la giustizia, ma la giustizia sociale. Perché quella è la vera giustizia, dare occupazione e lavoro, rilanciare il sistema paese per le sue infrastrutture, per il suo sistema imprenditoriale, per il suo sistema degli ammortizzatori sociali. Qualcuno dice noi ci occupiamo troppo di giustizia, non è colpa mia se in Parlamento non si parla che di questo, se in Parlamento tutti i giorni presentano questi disegni di legge, settimana prossima ci dobbiamo ancora occupare di giustizia e non di voi, paese reale, ma non perché lo vuole l'Italia dei Valori, perché propongono un altro lodo Alfano, che proponessero invece un sistema per risolvere il precariato della scuola, per risolvere i lavoratori che hanno perso il lavoro, per risolvere le piccole e medie imprese, per risolvere il rilancio dell'occupazione del lavoro nel sud, per tutelare il territorio, che fa il ponte sullo stretto di Messina, poi Messina crolla sotto una pioggia d'acqua, non è che ha risolto il problema. Ecco, quindi l'Italia dei Valori non è il partito del no, è il partito del sì, sì con giudizio però. E noi vogliamo una Calabria dove la persona che merita vince il concorso, non la persona che è raccomandata. Dove l'impresa che merita vince l'appalto, non l'impresa che paga la mazzetta. Dove le eccellenze che ci sono abbiano uno spazio per progredire e non quelli che invece lottizzano il sistema sanitario e diventano primari di qua e primari di là semplicemente perché hanno il pacchetto delle tessere e poi magari col bisturi ti tagliano le orecchie invece che il naso. Ecco, questo sistema non va bene per il nostro paese. Questo vuole essere l'Italia dei Valori. Allora io oggi sono qui e se vado via da qui non vado via da qui perché snobbo voi. E perché noi facciamo io lo chiamo sempre network pedestre, che è quello cioè di sopperire alla mancanza di strumenti per comunicare, per informare, attraverso appunto i piedi, passando da una parte e dall'altra. Se vado via di qua perché vado in altri 2 posti ancora oggi per poter informare qual è la nostra posizione e per poter far conoscere ai cittadini che c'è un'altra realtà che cammina e si muove. E se insieme a me lo fa Infelice, De Magistris, Arlacchi, Vattimo e altri,
non date retta alla disinformazione che dici quelli vanno in competizione fra di loro, no, perché mi ha insegnato mia madre che se invece di un paio di buoi che arano ci mettono due paio di buoi, fai due solchi alla volta invece che un solco alla volta e finisci prima ad arare il terreno. Questo mi hanno insegnato a me. E allora ecco perché questa mattina abbiamo dovuto dire, io ricordo con Luigi De Magistris e gli altri stamattina abbiamo detto facciamo una manifestazione in comune per far capire che non siamo separati, dopodiché ognuno va a fare una cosa perché così facciamo 10 cose alla fine della giornata. E questo è il messaggio che voglio mandare, state tranquilli che l'Italia dei Valori non ha scissioni come dicono certi giornali, c'è qualcuno che rinuncia, né rancori né rimorsi, buon lavoro a chi sceglie un'altra strada, ma uno sguardo al passato, piedi fermi nel presente, diritti nel futuro. Abbiamo una Calabria libera da ricostruire, una Calabria credibile da ricostruire, dei calabresi di cui essere orgogliosi per come sono in giro per il mondo, dei calabresi di cui essere orgogliosi quanti sono nelle istituzioni. Oggi, quando pensiamo ai calabresi che sono nelle istituzioni, non sempre possiamo vantarci, perché come ci insegnano alcune inchieste giudiziarie, sono andate più per prendere che per dare. Noi domani vogliamo dare alla Calabria una Italia, un governo a cui partecipa anche l'Italia dei Valori che sia di servizio e non di potere. Grazie.